Informazione sul rischio di protezione civile, siamo con il sindaco di Sinagra che probabilmente è coinvolto molto in questo evento, perché Sinagra è anche una conformazione del territorio molto vasta e con delle criticità anche variegate tra rischi alluvione, possibili frane, insomma sui Nebrodi abbastanza così esposta al rischio. Cosa ne pensa di queste giornate e cosa vorrebbe si facesse di più eventualmente? Ma la giornata ben venga, in effetti il territorio dei Nebrodi è sempre un territorio particolarmente vulnerabile, soggetto al rischio idrogeologico, storicamente anche a quel che è terremoto, recentemente, da un po' di tempo anche soprattutto agli incendi, recentemente proprio qualche settimana fa abbiamo avuto gli ultimi episodi di particolare rilievo e pesantezza. La nostra protezione civile di tutti i comuni è sempre particolarmente impegnata, quindi giornate del genere sono di particolare pregio perché richiamano, focalizzano l'attenzione su quello che è un senso civico prima di tutto, che permette a cittadini organizzati e sotto l'egida delle istituzioni di muoversi per la salvaguardia del territorio e talvolta anche della vita umana. Anche è importante rendere consapevoli i ragazzini delle scuole, forse il punto di forza può essere proprio questo, per avere dei risultati in futuro. E come sempre l'istruzione, l'educazione e la formazione sono fondamentali e necessari, per cui partire dai ragazzini delle scuole trasmettendo un messaggio che oggi è assolutamente positivo, facendoli venire a contatto con i mezzi, con i volontari, ognuno appartenente a dei gruppi differenti, con delle uniformi differenti, fanno capire che essi stessi, i ragazzini stessi, possono cominciare a pensare a un futuro che sia di particolare coinvolgimento per loro, dando seguito a quelle che sono le direttive di protezione civile che sempre più vengono implementate alla luce degli eventi troppo spesso calamitosi che si verificano. Ringraziamo il sindaco di Sinagra e le auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie a voi.